Ciao ragazze, come state? Ciao, bene, Ciao, grazie. Tu? Tutto tutto bene. bene, grazie. Il 21 gennaio esce il vostro nuovo disco, Devastante, e si torna a ballare. Quindi, nel processo creativo che ha portato a questa uscita, c'era un po' il desiderio di far tornare le persone alla leggerezza che ci sta mancando in questo periodo. Beh, sicuramente questo è stato sempre un nostro compito. In realtà non ci aspettavamo di nuovo delle chiusure che sono arrivate poi il 23 dicembre. Adesso siamo in attesa, però dai, sfruttiamo questo momento per far uscire l'album. Aspettiamo così diamo tempo alle persone di imparare a memoria le nostre canzoni per poi quando si potrà ricominciare a fare concerti riprendere al meglio. Qual è l'aspetto più devastante di questo tempo, secondo voi? Beh, è sempre altalenante, non si capisce mai, non cambiano mai le cose e uno perde anche un po' la pazienza, però dai, si cerca di essere sempre molto positivi, alla fine la musica serve un po' a questo. E questo discorso come si inserisce rispetto alla foto? Partiamo dalla foto della copertina del disco, perché c'è un San Siro in versione apocalittica. Sì. È parecchio d'impatto. Sì, non è legata molto al fatto che devastante è una cosa negativa, cioè devastante per il pagante può essere anche una cosa stupenda che è talmente bella da essere, ah, che bella, questa cosa è devastante. Abbiamo voluto rappresentare San Siro post-apocalittico per far venire un po' in mente le persone che dopo tutto quello che è successo, comunque noi siamo ancora qua, la musica è ancora qua, quindi anche per dare un pensiero positivo. La title track Devastante è anche la traccia che chiude il disco con Mischeta, racconta un po' la Milano che vivete quotidianamente. Quindi, come questa traccia e anche poi il resto dei brani raccontano la vostra città. Tutto l'album riprendiamo la nostra milanesicità, nel senso che appunto come nella title track di Devastante abbiamo scelto di collaborare con Mischeta perché appunto lei è come se fosse una nostra appendice e noi viceversa di lei. Perché appunto lei rappresenta come noi appunto il fatto di essere milanesi. E poi all'opposto invece c'è la grande bellezza che fa un paragone con Roma. Allora, a chi dice che l'unica cosa bella di Milano è il treno per Roma? Cosa rispondete? Mi viene da No, chiedere. guarda, io ti parlo da super fan di Roma, che secondo me fa molto dire, ti parlo da super fan di Roma, anzi mi piacerebbe fare anche un periodo magari là. Però Milano è la città che ci ha dato molto e ci ha permesso di sviluppare questo nostro progetto e a noi dobbiamo tanto, quindi è ovvio che per rappresentare al meglio Roma abbiamo voluto chiamare un artista come Carl Brand che la rappresenta al meglio. Tra l'altro gli ospiti sono tantissimi e tutti di rispetto. Grazie, grazie. C'è qualche aneddoto, insomma, delle collaborazioni, del momento in cui vi siete messi a registrare, a scrivere i brani? Ma in realtà diciamo che tutte le persone con le quali abbiamo collaborato negli anni e che abbiamo collaborato anche per quest'ultimo album sono tutti artisti che noi rispettiamo e con la quale abbiamo comunque, bene o male, un bellissimo rapporto con tutti. Quindi è stata, diciamo, a livello di poi ideali, quando ci venivano delle idee di come magari progettare una canzone, la ricollegavamo e pensavamo magari ci piacerebbe tantissimo sviluppare questa canzone con questo artista. E quindi un po' è stato studiato così. Invece partiamo dall'inizio del disco, Gente della Magnana, scusate la pronuncia se l'ho sbagliata, e il primo pezzo appunto c'è un riferimento a Discoteca che è una hit famosissima, no? Allora, innanzitutto è stato quel pezzo che ha dato un po' il mood in fase creativa, il mood Sì, generale. sicuramente, ma pensa che questa canzone noi, cioè, è pronta e è stata studiata e progettata da noi tempo fa, poi causa Covid purtroppo non abbiamo potuto renderla un singolo estivo in passato, quindi siamo molto contenti a poterla adesso inserire nell'album per poi lavorarla magari se vorremmo poi in futuro come singolo.
Però sì, quella canzone è stato, abbiamo voluto prendere quella canzone perché è stato un po' il nostro ideale, no? Perché Gente della Magnana vuol dire che sono persone che vanno a ballare talmente tante volte che poi diventano le persone della Magnana, perché in after poi vivono poi il giorno dopo un po' così. Recentemente è uscito il vostro primo pezzo natalizio, quindi come... Sì. È qualcosa di strano forse fare un pezzo natalizio. Mi ricordo Ed Sheeran che diceva recentemente, insomma, una canzone di Natale non è che la si fa sempre, quindi com'è stato per voi? Beh, è stata sicuramente una sfida, appunto, non avendolo mai fatto, e consci anche del fatto che sicuramente un brano natalizio ha una durata breve, perché appunto si ascolta solo nel periodo pre-natalizio e proprio appunto nei giorni dove appunto cade il Natale. Però è stata una bella sfida, perché era qualcosa di nuovo, poi con una grande artista come Lorella, e secondo noi comunque è andato a buon fine come progetto. Quando era nata l'idea, proprio, quando è venuta in mente l'idea di facciamo una canzone di Natale? Ma in realtà poco tempo prima, se non sbaglio, e forse qualche mese prima, sì, ottobre. Sì, ottobre, e ci siamo mossi proprio all'ultimo. Io e Federica siamo andati anche a New York a girare il video, e prima di andare a girare il video ovviamente siamo scesi a Roma, siamo andati nello studio di Lorella che abbiamo assistito alla sua registrazione, quindi è stato molto bello, e così abbiamo fatto il nostro primo pezzo natalizio. Cosa vorreste che rimanesse a chi ascolterà questo disco, a parte le vibes da discoteca? Spero metta parecchia voglia di ritornare un po' a divertirsi, perché comunque ormai siamo abituati a chiusure, riaperture, stiamo solo aspettando la prossima riapertura. Quindi speriamo di comunicare tutta la carica che noi riusciamo a mettere in questi pezzi, che le persone si riescano un attimo a rivedere, un attimo anche nei nostri testi. Mi speriamo possa piacere in realtà, perché comunque è per noi importante. Un saluto ai lettori di Dire Giovani e mi raccomando, il 21 gennaio fuori Devastante, il nostro nuovo album. Ciao, a presto!